Sorprendilo dall'altra parte. No, 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 fuga, prendo. Fuga. Ok, ok. Sbrigati, sbrigati, Luca. No. Che lo intrappoliamo. No. È intrappolato. No. Buongiornissimo. Oh, da chi vuoi essere divorato, piccolino? Da Freddy? Oppure da Bonnie? Luca, che succede? Ma hai visto? Siamo diventati degli animatronics. Tu sei Foxy. E tu sei cieca. E non hai nemmeno le mani. No, come non ho le mani? Io volevo comprarmi la Coca-Cola. Non ti preoccupare per la Coca-Cola, poi me ne occupo io. Ok, per il momento pensiamo alle cose animatronic. Siamo all'interno della pizzeria. E cosa fanno gli animatronic all'interno della pizzeria? Mangiano il custode. Esatto, non lo mangiano, lo torturano, lo seviziano. Ma io ho fame. Dopo ti compro la pizza e la Coca-Cola, tranquillo, sempre a pensare a mangiare. Ma comunque, andiamo avanti, dobbiamo andare a caccia questa notte. Andiamo, bella cica. Ti posso chiamare Cico o ti devo chiamare Luca? Andiamo a caccia, però dobbiamo prima trovare il custode perché onestamente non so bene dove si possa essere cacciato. Secondo te è per caso nel suo posto di guardia oppure da altre parti? Credo di sì, sai, è notte. Dai un'occhiata anche in bagno, non si sa mai. Che magari può essersi fermato qua, non lo so, in bagno, fare una piccola pausa, eccetera, eccetera. Attiva la tua visione notturna nel caso in cui gli ambienti diventino troppo bui. Siamo gli unici ad avere. Lui non ce l'ha, lui ha soltanto quelle stupidissime torce che gli danno in dotazione. No, qui non sembra esserci da nessuna parte. Anche di qua era libero. Tutto a posto. Ok, ora attento. Forse è da queste parti, bisogna fare molta molta attenzione. Accovacciati, non ci deve notare. Con molta calma, allora forse. Oddio, l'ho visto muoversi. Luca, piano, piano, è là in fondo. Esatto, dobbiamo sorprenderlo. Ok, senza che lui ci noti, noi ci avviciniamo. Quatti quatti. Ok, buono. Buono. Luca, sei pronto? Sei pronto a caricarlo? Attacchiamo. Ok, attacchiamo. Andiamo. Attacchiamo. No, dove sei? Lontani. No, Luca, intanto, alla pistola d'acqua. Corri, corri. Via. Nasconditi. Ritirata. No, dobbiamo trovare un altro modo per assaltarlo. Ha una pistola d'acqua. Se andiamo da davanti, ci fa secchi tutti. Dove sei, Luca? Non è così debole. Sono qua, arrivo. Indietro. Allora, dobbiamo attuare un altro piano. Un piano alternativo. Dobbiamo assolutamente attaccarlo. Allora, ha due condotti della reazione. Uno a destra e uno a sinistra. Dobbiamo provare a intrufolarci all'interno di quei condotti e sorprenderlo. Piano, piano. Aspetta. Alle luci spente, vero? Perché noi abbiamo la visione notturna. Sì. Non riesco a capire. Sì. Perfetto. Luci allora, teoricamente non ci riesce a vedere. Allora, infiliamoci qui nei condotti della reazione. Teoricamente dovremmo essere in grado di sorprenderlo. Piano. Ok, ci sono dentro. Luca, tu sei dall'altra parte, vero? Ci sono, lo prendiamo insieme. Perfetto, con molta calma. Per fortuna non ci sente. Piano. Dimmi quando sei pronto. Ok, sono pronto. 3, 2, 1. Dove? No, ci ho fregato! Corri! Via! Per i condotti! Via. Non ci credo, ci siamo fatti fregare. Come è successo? Questa ci volta ho fregato alla grande. No, Luca non ci sta questa cosa, non ci sta, assolutamente. Guarda, facciamo una piccola cosa. Allora abbiamo la possibilità di cambiarci. Abbiamo la possibilità di diventare degli animatronics differenti. Quindi vieni qua, andiamo nella sezione delle parti meccaniche e cambiamo la nostra forma. Dobbiamo diventare ancora più potenti e letali per averla meglio su di lui. Luca, stai benissimo. Sei un bellissimo balloon boy. Grazie. Vorrei dire lo stesso per te, ma sei orribile, Espi. Non è vero. Sono semplicemente complesso. Sono un po' strano. Ho una mano al posto della testa. La corazza esterna. Sei tutto ferro. Vabbè, va bene. Vabbè, non importa, ok? È più comodo così, mi sento più leggero. Comunque, a Crypto, ora che ci puoi sentire, sappi che inizia la vera e propria modalità. Fino adesso è stato soltanto un riscaldamento. Questa volta, Luca, siamo super strategici. Ok, allora. Però lui è la pistola d'acqua, Lo so, ma dobbiamo sorprenderlo, assolutamente. Allora, dove siete? Da nessuna parte. Ok, per fortuna non ha acceso le torce. Ah, comunque, Crypto, non puoi tenere le torce accese troppo, ok? Altrimenti è barare. Allora, facciamo una bella cosa, Luca. Uno utilizza l'altro, ok? Ok, d'accordo. Allora, tu utilizzi il piano A, io utilizzo il piano B. Pronto? Qual è il piano A? Prova a immaginarlo, capisci? Ti sto facendo l'occhiolino, lui ci sente. Ok. D'accordo. Piano, anzi, ho deciso di utilizzare l'altro piano B. Perfetto. Sarebbe meglio controllare le telecamere nel frattempo. È vero, anche le telecamere. Ha le telecamere ovunque. No, cos'è questo, il Grande Fratello? Aspetta, sì, ci sono. Cos'è questo rumore? Niente! No! Non era niente! Luca, approfittane! Vai tu! Vai tu! No! No! Mi ha preso l'ultimo! Luca, col Balloon Boy non puoi attaccarlo! Cacchio, è vero! Lo puoi soltanto distrarre col Balloon Boy! Porca miseria, ok! Ero vicinissimo! Devo ritirarmi.
Ormai mi ha sgamato. Dovevamo cambiarci. Dovevo essere io a usare il piano A e tu il piano B. Porca miseria. Ok, ok, ok. Alla prossima, Luca. Dove siete? Da nessuna parte. Dove siete? Luca, Luca. Vado. Luca, vai. Vai, Luca. Prendilo. Salve. Spettacolo. No, non ti riesco a prendere. No. Maledetto. Devo ricaricare. L'ho mancato di un pelo. L'ho provato ad attaccare, ma l'ho mancato di un pelo. Sì, mi sono preso l'acqua in faccia. Ho spammato l'attacco, ma non sono riuscito a prenderlo. Che schifo. Beh, almeno ti lavi un po'. Allora, sapete, ragazzi, io mi sono stancato perché voi qui non riuscite proprio a prendermi. Direi che andrò in giro un po' per la pizzeria. Non esagerando con l'uso della torcia. Ci siamo appena cambiati, Crypto. Siamo diventati due animatronic. Forse ancora più forti, però non riusciamo. Cacchio, non riesco a vederlo da qui. Dobbiamo andare con molta calma, con molta calma. Non dovevo dirti questa cosa. I palloncini? Sì, tu guardi i palloncini, Crypto, guardi i palloncini. Aiuto. Luca, dov'è finito? Oh. Luca? Io oltretutto, Espi, finalmente ho una mano. Posso prendere la Coca-Cola? Basta pensare alla Coca-Cola, Luca. Dov'è? È qui. Dove ci sono i palloncini? No, credo sia andato giù di là. Vediamo se è qua. Ma in teoria anche nella pizzeria ci sono i palloncini. Guardalo. Dov'è? Dove siete? Luca, ho un piano. Sì. Ho un piano. Allora, non te lo posso dire perché ci senti. Piano. Ma io ci provo. Allora, teoricamente qui non. Ok, perfetto, perfetto. Ho capito, Espi, ho capito. D'accordo. Io mi nascondo qua dietro. D'accordo, tu nasconditi. Dove vi siete cacciati? Da nessuna parte, Crypto. Tu continua a cercare, tu continua a cercare. Bravo, lui. Maledetta torcia. Bravo, lui, cerca di sopravvivere. Oh mio Dio, ma è morto. È scivolato. Vai Luca, prendiamolo. Aiuto! Vieni qua, viva! Vieni qua, piccolino. Vieni qua. Prendilo. Luca, te lo sei già perso, è andato qua. Via. È qua, velocissimo. È vero, è vero. Mamma mia. Piano. È tornato là, Espi. È tornato. No, dai, Crypto, però. È un pezzo che stiamo cercando di ucciderti. Hai promesso di andare in giro per tutta la pizzeria, per favore. Va bene, però solo ad una condizione. Ok, dimmi. Mi lasciate accendere la luce nel corridoio. Uh-huh. D'accordo, l'importante è che tu esca e vada in giro per la pizzeria. Questo è così importante per noi. Luca? Va bene. Preparati tipo... Vado. Una bella sorpresa. Oh, buongiorno, venga qui lei! Cosa? Venga qui! No! Fermo! Aiuto! No. Oh, non può più scappare! No. Luca, non può più scappare! Ah, l'abbiamo incastrato alla grande! No. Oddio! Luca? Aspetta, ci sono le ventole! Ciao. Sì, esatto. Vai dentro, vai. Fuga dall'altra parte. Fuga. Ok, ok. Sbrigati, Luca. No. Che lo intrappoliamo. No. È intrappolato. No. Buongiornissimo. Oh, da chi vuoi essere divorato, piccolino? Da Freddy? Oppure da Bonnie? Quello che ti ispira di più. Di un nome? Anzi, sai cosa? Bonnie. Venga di qua. Oddio, si è glitchato tutto. Però ti ho preso, Crypto. Oh no, adesso tocca a me. Però, almeno questa pistola d'acqua è molto, molto carina. Dove siete, ragazzi? Questa volta siete voi a dovermi beccare. Però io vi individuerò grazie alle mie telecamere. Oh, sì. Crypto, tu non la sapevi usare particolarmente bene. Io invece sì. Oddio. No, in realtà nemmeno io. Dove siete finiti? Oh, ok. Gente? Siete stranamente in silenzio? Sì. Ah, perché siete in silenzio? Ah? Da nessuna parte? Non siete nessuno? No, piano, di qua. No? Crypto. Qui davanti? Cacchio, ma vi state avvicinando? No, non potete avvicinarvi così senza che vi abbia visti. Sento degli strani rumori. Non mi piacciono questi strani rumori. Dove siete? Oh no, no. Via. Show. Marionetta, no. Ok. Oh, cos'è quel rumore che ho sentito? Piano, state buoni. State molto, molto lontani da me. Io non sento. Oddio, ti ho visto. Via. Ok, con molta calma. No, ciao. Porca miseria, spara. Via. Mi ha quasi fatto. Ah, oddio. No, Crypto, non devi fare ste cose. Ok, per fortuna se n'è andato. Gente, potete andarci un po' più calmi, perché prima non sono stato così cattivo io. Ho visto Toy Bonnie che correva lì dietro. Non organizzate cose strane. Perché non spegni la torcia? Quale? Vabbè, in effetti l'ho tenuta accesa un sacco. Ciao. No, basta! Via! Non puoi avvicinarti con la torcia accesa. A questo punto direi che possiamo fare anche una piccola tregua, una piccola pace. Che dite? Niente tregua. Dove è finito Crypto? Sì, prima lo vedevo nelle telecamere. Cosa proponi, Crypto? Una bella tregua? Una bella tregua. Facciamo tutti agli amici. Vero? Davvero, sì, Luca? Beh, io sono abbastanza d'accordo. Spi, perché non fai come ho fatto io prima? Gira un po'. Davvero?
Ok, dai. Ok, ok, d'accordo. Vi sorprenderò. Posso accendere la torcia, vero? Sì, certo. Ok, prima troppo. Mi assicuro che voi non mi sorprendete alle spalle. Cosa? Via! Vai via! Porca miseria, mi avete appena detto di uscire e andarmene da questo ufficio e mi venite a saltare un'altra volta. Siete proprio scorretti. Allora, seguiamo la regola che mi avete proposto. Io me ne esco. Voi siete un po' distanti. Questo ufficio deve essere assolutamente protetto. Ok? Sì, tutto tranquillo. Siamo lontanissimi. Perfetto. Mamma mia. Ok. D'apposto. Espi, dove sei? Espi. Da nessuna parte. Non sono da nessuna parte, gente. Lasciatemi in pace. Sei finito. Oh, ciao! No, come? Ciao! No, mi avete visto? Salve. No, allora, io vado di qua e voi non mi notate. Piano. Non mi avete visto, vero? Ok. Ok, corri. Sta correndo, Crypto. Sta scappando. Nella sala principale. Corri. Nessuna parte, non sono da nessuna parte. Via. No. Ok. Dove è andato? Da nessuna parte? Non lo vedo. Oh. Voi mi vedete la torcia o no? Sì. Ciao. Ciao. No, no. Mi avete missato. Oh, sì, sono troppo agile per voi. Ma quanto sei veloce? Tanto veloce. Dove è andato? Crypto? Ok, nei bagni. Ma come? No, non sono nei bagni. Sono... sto andando a prendere una pizza. Che bella torcia che hai lì. Ma come mi vedi la torcia? Non è giusto. Se qualcuno aprisse la porta. Via. No. Missato ancora, non ci credo. Ok, perfetto. Ma perché mi metto da solo nei casini? Gli diamo un'altra possibilità, dici? Sì, diamogli un 5 secondi. Davvero? Mi fate uscire senza prendermi? Sì. Uno, due, cinque! No, per favore, no, piano. Peccato di questo! Ciao! No, l'acqua no! Oh, tutto meno l'acqua! Maledetto! D'acqua. Maledetto coniglio idrofobo che non sei altro! Venite qua! State lontani dal mio ufficio! Ok, basta, io mi sono stancato veramente. Andiamo, adesso Crypto. Mi sono nascosto, provate a vedere dove sono. Vabbè. Nei condotti? Dici? Io vado a destra, tu a sinistra. Sono andato a fare condotti. Una... Non è nei condotti. Sono andato in pa... Mi scappava. Sentite l'acqua. Guarda tutte le sue telecamere. Ah, vi piacciono le telecamere? Me le posso prestare se volete. Usatele pure. Espi, dove sei? Nessuna parte, no, tranquillo. Luca? Sono... Vabbè. Sono più lontano di quanto possiate immaginare. Che c'è? Cosa c'è? Avete una fessura. No. Oh. È la buca delle lettere, ma porca miseria. La buca delle non c'è lettere? Niente qui? Sì, era quella c'è per le lettere. C'è posta per te? No, non c'è posta per me, per favore, no. No. Maria, non mi interessa, grazie. Chiudo la busta, Maria. Per favore. Espi, Maria vuole parlare con te. Ok, allora, aspettate, arrivo subito e sono pronto a parlare con Maria. Buongiorno, Maria! No! Buongiorno, Maria! Ciao! Ok. Che cos'ha? Beh, un fucile! Gente, dai, facciamo una piccola tregua, ok? Io adesso vado a fare un giro per la pizzeria e voi non mi attaccate. Perché... No! Coniglio! No! Ok, a posto... No! Shock! Pensavi di fregarmi in questa maniera così banale. Cosa. Io ti proporrei una cosa. Se switchassimo animatronics. Oh, li vedo. No, si stanno per cambiare. Riesco a vedere cosa state diventando. Non fare il verso, non coprire la telecamera. Smettila, Luca. Vuoi vedere? Copri. Sì. Spiare negli spogliatoi degli animatronics. Così non ci può vedere. È vero, siete dietro al muro. Mamma mia, che cosa inquietante sapere che uscirete da quel muro in maniera completamente diversa. Espi. Che c'è? Cosa siete diventati? Stiamo arrivando. Oh no, ma sbaglio, siete piccolissimi? No, piano. Allora, piccoli ma veloci. Luce? Dove siete? Show! Metti di Satana! Via, lontano da qui! No, via! Ecco, fallito! Dove siete? Forse quasi conviene starsene nei condotti della reazione. Show! No! Non conviene! Show, via! No! Via. No!
Ok, ok. Ma perché okay, mi piano, spara? Piano. E come? Perché, perché ti sparo? Voglio solo un abbraccio. No, ciao. Oddio, ma qua c'è un... Cosa fai tu lì sopra? Vai via. Cripto, prendilo. No, Cripto. Dov'è? Dov'è? Non lo vedo. È andato via. Non lo so, dove sono? L'ho distratto. Come l'hai distratto? Io distratto? Comunque vorrei dirti che la bolletta della luce sta aumentando un po' troppo. È vero, è vero, luce. Porca miseria. Mi mettete un sacco di ansia quando state in silenzio. Per favore, ditemi qualcosa. Sì. Cos'è quella? Perché ha gli occhi luminosi? Sciò. No, 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 quella cosa deve stare lontano da me. Molto lontano. Vieni qua. No, non riesco a passare. No, davvero non riesco a passare. Sei troppo grosso, Luca, mi spiace. Però mi preoccupa ancora Crypto. Sciò, ho detto, maledetto. Dai, ma mi metti nel buio. Sì, perché gli occhi luminosi. Ok, spengo anche questa luce. Così è più difficile per me. Espi, potresti andare a farti un giro da qualche parte? Potrei essere da qualche parte? Davvero? Mi piacciono le cacce al tesoro. Dai, questa volta te la concedo, visto che siete stati abbastanza scarsi nel cercare di uccidermi come al solito. Quindi, arrivo. Oddio, no, no! Rossacchiotto! Via, via! Signor Crypto, dov'è che mi vuole invitare? Sì? Dove devo arrivare? Mangiare una pizza. Aia! Smetti, Rossacchiotto, ok? Nella sala da pranzo generale, grande. Oh, cazzo, cazzo. Grande, con tanti posti per nascondersi. No, non posso farti niente. Sono un compagno di viaggio. Fai un po' schifo come compagno di viaggio, ma va bene, ti apprezzo, perché sono particolarmente solo adesso, disperato. Buongiorno, io sono arrivato dove si mangia la pizza, in teoria. Sai che non so nemmeno io dove si è messo Crypto. Davvero? Oh, cacchio. Allora bisogna trovarlo assolutamente. Salve? Qui? No? Io non voglio starmene qua, è un piccolo cieco. Non vi vedo dalle telecamere. Come vi vedo dalle telecamere? Come? Ma allora, la cosa... No, mi ha fregato l'ufficio. Ha preso il nostro posto. Cioè, ha preso il tuo posto. Ma... No, non è qui. Ma che succede? Luca! Ciao! No! Lino, no! Ciao, Espi! Via! Non mi prenderei mai! Mai! Ok, via! Slalom, sì! Ok, ma non mi faccio più portare fuori da questo ufficio, basta, mi rinchiudo qui dentro. Luca? Vedo la tua ombra! Sì. No, ti vedevo. Tu pensi di essere invisibile, in realtà è ancora l'ombra, maledetto. Chi va là? Cosa vuoi? Espi, vengo in pace. Come vengo in pace? Ma che cosa stai dicendo? Vabbè, in effetti non puoi farmi niente, sono una stupida cupcake. Non ti posso nemmeno attaccare. Ok, vieni qua. Visto che questa cosa sta diventando... Insomma, mi dispiace un po' per te. Perché? In realtà sono sopravvivendo. Piuttosto, dov'è Crypto? Dov'è finito? Perché qua magari tu mi distrai e poi lui mi sorprende. No, lui è andato in pausa pranzo. Si è preso un attimo di... Ah, ok, d'accordo. Vabbè, cosa facciamo noi due, io e te, mentre aspettiamo Crypto? Io pensavo di farti scappare. Come farmi scappare? Così da zero? Non Beh, so se fidarmi. Sì. Non so Dai, se fidarmi. Dai, sono così puccioso e saltello in giro. Ma non mi convinci troppo, però... Va bene, dai, ci sta. Perché magari, che ne so, vuoi farla pagare a Crypto. Aspetta, fammi dare un'occhiata che magari a queste parti, maledetto. No, non c'è. No? Non c'è. Da nessuna parte? D'accordo. Se va vuoi... bene, dai. Va bene, ci sta. Mi fido. Però farò molta attenzione. Ti porto dove c'è la chiave... Per uscire. D'accordo. Guarda che se scopro che è Crypto da queste parti, che dai, vuole tendere una trappola, c'è. Ti sparo, ti inondo tutto. Dov'è sta chiave? Sono qua. Sì, aspetta, che devo guardarmi un po' intorno. Non è che mi fido troppissimo, ok? È qua dentro. Sicuro? È vero. Oh, yes. Allora, adesso io non posso più utilizzare il mio liquidator perché ho la chiave in mano. Quindi, visto che non ti mentivo. Sì, però non sono ancora sicurissimo. Però dai, ok, inizio a fidarmi. Ok, ora dov'è l'uscita? Aspetta, dovrebbe essere da queste parti. Vicino alla reception. Corri, dai, dobbiamo sbrigarci. Okay, sto andando più veloce che posso. Fai posto. Oh, eccoci, okay. Vai. Sei libero. Non ci credo. Oh, finalmente posso. Aspetta, ma questa chiave non funziona. Luca? Cosa? Oh no! Era tutta una trappola, vi odio. Quindi, gente, questi eravamo noi sotto forma di animatronics in un'incredibile sfida uno contro l'altro. Spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare tantissimi piace e commenti se volete altri episodi come questo. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao.